Mister, è arrivata questa sconfitta, ma sono anche tante le note positive, perché le migliori occasioni le avete avuto voi, anche da un punto di vista fisico, la squadra ha dato buone indicazioni. Sì, note positive ma anche tante note negative, io vi dico la sincera verità, sono contento ma non contentissimo, non mi è piaciuto l'approccio della gara, avevamo preparato la partita proprio così, sapevamo il loro atteggiamento, sapevamo che l'intensità era altissima, sapevamo che era una squadra che sapeva giocare sulle seconde palle e sinceramente non ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo sofferto troppo, poi è normale che siamo forti, siamo usciti, però poco lucidi, non abbiamo giocato a squadra, dico la sincera verità, io cose positive non ne vedo tante, però sono contento di una cosa, che questa partita ci deve servire da lezione. Questo è il campionato di eccellenza, queste sono le partite che affronterà il Teramo, perché tutte le squadre che vogliono giocare contro il Teramo fanno tutti quanti la partita della vita e ci vogliono battere, giustamente. E dobbiamo accettare anche certi atteggiamenti di squadre avversarie che forse non sono belli, però fa parte del gioco. È normale che quando si accende la partita anche chi è focoso come me o anche l'allenatore avversario ha queste reazioni, ma fino a un certo punto poi quando finisce la partita torniamo amici perché siamo amici, quindi non è un problema da quel punto di vista. Dispiace per il risultato, dispiace per la non prestazione per una parte della partita perché, ripeto, potevamo fare molto di più, ma dal punto di vista dell'atteggiamento, perché tecnicamente ci sta non essere lucidi in questo momento diciamo della stagione, in questo campo che non è grandissimo, è piccolissimo, con una squadra che gioca ad altissima intensità, una squadra organizzatissima, quindi dispiace solo per il risultato e dall'atteggiamento, diciamo. Penso giocatori come Esposito e Ferraioli, no, penso che no, che sono punti di riferimento e come, sono dei leader. Ferraioli lo conoscete tutti, sapete le qualità che ha, sapete quanto lo stimo, è un giocatore che secondo me se ha quella scintilla mentale può giocare tranquillamente in Lega Pro. Esposito è un giocatore che l'eccellenza l'ha fatto un anno solo l'anno scorso e l'ha vinta, quindi sono giocatori di spessore. I punti di riferimento per noi sono loro, lo è Massarotti che è dietro, ma è un giocatore anche di categoria. È normale che dobbiamo capire che non si può vincere sempre col fioretto, il Teramo non può vincere semi fioretto, a volte ci vuole la sciabola e dobbiamo essere bravi a usare la sciabola perché nella maggior parte delle partite, soprattutto fuori casa, ci sono queste partite. Ripeto sempre, l'avversario contro di noi farà tutta la partita, farà sempre la partita della vita e noi dobbiamo dare di più dell'avversario. La gara di andata, ci aspetto altri 100 minuti, dobbiamo fare i complimenti alla società ospite, sia per come si è approcciata durante la settimana, quindi è stato molto facile anche gestire, no, l'accesso e anche grazie ai tifosi che sono venuti numerosi, degli ospiti che sono comportati veramente in modo encomiabile. La partita ha vissuto di questo episodio, sinceramente probabilmente un risultato di pareggio era più rispondente all'equilibrio che è stato mostrato nei 100 minuti e sappiamo che abbiamo un ritorno dove dovremo mantenere altissima l'attenzione. Tanto siamo una realtà che in 2 anni ha vissuto due fusioni, una con il settore della Curi, una con la discendenza del nuovo patron Gabriele Liberatore, quindi siamo una realtà nuova che ha sempre pensato sui giovani, tant'è che anche l'anno scorso abbiamo, no, vinto il riconoscimento per la società più giovane di questo campionato. Abbiamo preso 2 o 3 innesti di esperienza e vediamo dietro, no, le prime dichiarate dove riusciremo a collocarci. Comunque, insomma, è nostra intenzione impegnarci. Innesti che si sono subito da fare, Gobbo Carrera è stato decisivo, ma anche ci ha impressionato lì dietro Facundo Graziano. Sì, questo ragazzo è arrivato da poco, ha una grande esperienza, si è messo subito a disposizione. In modo umile si è calato nella realtà che ha una cultura dedita all'impegno ed è molto presente quotidianamente in tutta la vita dei ragazzi giovani, perché sono tanti, sono giovani sicuramente.